Guarda, papà, c'è un orso. No, Cristina, quella è una rana. Gli orsi hanno il cappello. Come va, giovanotto? Bene, immagino. Un soldo per i tuoi pensieri. È una storia molto lunga. Quella di sempre, scommetto. Vecchia come il mondo. Ci sono passato, amico mio, ci sono passato e l'ho superata. Sai, vedo il modo in cui te ne stai seduto e il modo in cui tieni le mani intorno a quella scarpetta. Non mi serve altro, conosco tutta la storia. Davvero? Te lo garantisco. So esattamente cosa ti è successo. Cosa? Ecco, te lo dico, amico. Quello che è successo è che tu e tuo cognato Bernie avete convertito in denaro le vostre azioni e la vostra polizza assicurativa e vi siete andati a comprare una tintoria. Ora se n'è aperta un'altra là in fondo alla strada e ti fa concorrenza. E riesce a consegnare la roba più in fretta perché ha più personale, non è colpa tua. Giusto? D'accordo. E così Bernie viene da te e ti dice: voglio che mi liquidi la mia parte. E dice che si è stufato. Intanto i tuoi ragazzi crescono, non li vedi mai. E tutt'a un tratto sono diventati dei delinquenti minorili. E tua moglie ti sta dicendo: ehi, senti, tu tieni più alla tua schifosa attività di quanto tieni a me. E i macchinari ti si sfasciano. E tua sorella si trasferisce da te perché quel cretino di Bernie se n'è andato col circo. Beh, cominci ad averne fin qui, giusto? Non sapevi più cosa fare. E allora che cosa hai fatto? Hai fatto la sola cosa che potevi fare. Sì. Hai mollato la tua attività per 4 soldi. E a chi l'hai venduta? A chi? L'hai venduta a quel deficiente in fondo alla strada, quell'infame che ti ha fatto sputare sangue per un anno. Poi hai preso quei 4 soldi che ti sono rimasti e li hai buttati nell'attività delle scarpette di vetro. Questa è la tua storia, amico mio. Non è allegra, eh? Sai, è davvero incredibile. Ti sei sbagliato al 100%. Insomma, ne avessi imbroccata almeno una. Ah, sì? Beh, che ne dici di quest'altra? Non vorrei essere scortese, ma qui stiamo cercando di fare un film. Ah, sì? Oh, non lo sapevo, accidenti, mi dispiace. Senti, ancora una cosa, figliolo. Te lo vuoi comprare un orologio? No. Stelle del cinema.